Ecco, a cavallo fra la fine del girone di andata e l'inizio del girone di ritorno, un momento molto difficile. Avete mai pensato che forse di cambiare allenatore? Assolutamente mai, nessun dubbio, non c'era allora e non c'è adesso. Siamo felicissimi di aver avuto Malotti, siamo sicuri che lui con noi si è trovato benissimo e mai abbiamo avuto dubbi sulla direzione tecnica della squadra, nella maniera più assoluta. Ecco, quella vittoria più bella di quest'anno. Beh, è facile dire Cesena, ma io ricordo anche la vittoria con il Modena, la vittoria con il Tira di Chiavari, che danno lustro e prestigio al nostro campionato. Ricordo anche, oltre che la vittoria con la Lucchese, molto bella, ma io ricordo con piacere il pareggio di Viterbo che ci ha dato la matematica certezza e ci ha dato la consapevolezza che i nostri ragazzi erano cresciuti per aver fatto una gara di contenimento, di sacrificio. Che per una squadra giovane come la nostra, in un ambiente un po' caldo, diciamo, era importante, un esame di maturità importantissimo che i ragazzi hanno superato bene. A suo avviso invece la sconfitta più cosciente? Ma quando si perde io sento sempre caldo. ma no, mi preme dire che abbiamo assorbito le sconfitte. Non fanno mai piacere, ma fanno parte di un percorso di una squadra giovane, di una società giovane, di una squadra che è una società che non ha l'ambizione di lottare per salvarsi e quando si lotta per una salvezza è più facile che si debba uscire qualche volta con le pive nel sacco che invece che i risultanti.